Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo qui oggi su FIFA 16, però oggi ragazzi inizio con voi per la prima volta sul canale la modalità carriera, quindi voglio portarvi anche una carriera su FIFA 16. Allora ragazzi se andate sulla mia pagina Facebook troverete la guida e i consigli per le carriere da poter intraprendere in FIFA 16 di tutti i campionati. Sul canale ho portato un po' di tempo fa solo un video, poi per motivi personali non feci più video, quindi ho stoppato questa videoguida. Ma se andate sulla pagina Facebook che trovate sotto in descrizione, oppure trovate anche all'inizio del canale nel banner, potete andare nelle note della mia pagina, quindi collegandovi da PC, perché da cellulare le note purtroppo non sono visibili, e potete leggere la mia guida dei consigli per le carriere di ogni campionato su FIFA 16 con la difficoltà da 1 a 5 in ordine che ho messo io e il budget che vi danno, insomma, tutte le informazioni e perché scegliere proprio quella squadra. Ragazzi, io ho selezionato il campionato italiano dove avevo portato, lì avevo consigliato 10 squadre, poi Atalanta, Bologna, Carpi, Frosinone, la stessa Fiorentina, c'è la Roma, il Sassuolo, il Torino, la Sampdoria e non ricordo ragazzi quale altra. Comunque, su queste 10 squadre ho fatto un sorteggio per i fatti miei prima di iniziare a registrare ed è uscita la Fiorentina. Quindi ragazzi, io sceglierò la Fiorentina con quale andrò a intraprendere la carriera. Come vedete abbiamo 19 milioni e mezzo di budget trasferimenti e 1.257.000 euro invece per quello di stipendi settimanali, quindi il monte ingaggi. Che ragazzi, allora andiamo avanti. Quindi qui come difficoltà lascio campione, poi passo alla leggenda, però per iniziare vado con campione. Flessibile, vedete. Lo stadio avevo modificato, avevo messo l'Artemio Franchi. Le rosse, vabbè, scarico le più recenti. Poi competizione europea la prima stagione, sì, perché la Fiorentina comunque è in Europa League. Allora, ragazzi, eccoci qui. Ho tolto il Verona e ho messo la Fiorentina. Quindi questo è l'Europa League alla quale parteciperemo nella prima stagione. Siamo contro il Mouscron, il Konyaspor e il Pacos Ferreira. Allora, ragazzi, qui mettiamo il nostro nome che è Giochi. Next Gen, ci chiamiamo proprio così perché siamo ACAB totali, quindi vai col nome strano. Nazionalità ci mettiamo italiana. Ah sì, c'è italiana. Stile camicia e cravatta tuta o completo. Tuta completo. Vabbè ragazzi, direi dai, sì. Andiamo in camicia, anzi sì, camicia e cravatta, vai. Completo blu marino, grigio, blu marino, va bene. Carnagione, intermedio, olivastra, marrone, nera, pallida, chiara, intermedio. Cottura normale, magro, robusto, facciamo normale, avanti. La squadra fiorentina è stata invitata a un torneo amichevole. Vai agli inviti. Allora, io direi ragazzi, ovviamente, qui, perché si vince, vedi, abbiamo Bayer Leverkusen, Valencia, non mi ricordo quello dovesse essere. Il Celta Vigo, non ricordo, comunque tutti gli scudetti. Comunque ragazzi, abbiamo l'Everton, però qui ci danno 10 milioni, quindi io accetterei questo qui. Sì, Coppa Internazionale Europea. Allora ragazzi, questa è la formazione. Quindi un 4-3-3 con Kalinic, Zara, Tettelio, Ilicic dietro le punte, Borcavaliero, Fernandez, Pasqual, Astori, Rodriguez, Tomovic e Tatarusano in porta. Allora, ragazzi, io ora ho 19 milioni di budget trasferimenti, quindi dovrei fare il calciomercato. Ora ragazzi, io chiedo a voi consigli, visto che comunque la Fiorentina, a mio parere, è una delle carriere più affascinanti che si possano iniziare a intraprendere su FIFA, in quanto è veramente una buona squadra, possiamo puntare addirittura alle prime tre posizioni, secondo me, se facciamo un buon calciomercato. Quindi chi di voi voglia mi può iniziare a dare consigli sui trasferimenti, quindi giocatori magari giovani che si sviluppano bene, che avete provato, giocatori che non costano molto ma che potrebbero essere utili a questo schema, o ditemi voi se preferite che cambio schema. Secondo me va bene perché con Zara, Tettelio, esterni larghi e Kalinic in avanti, poi Ilicic dietro le punte che comunque retrocede, questa secondo me è uno schieramento molto molto buono per la Fiorentina, che per la fine di base usa il 3-4-3. Io invece ho messo 4 difensori e 3 centrocampisti perché mi trovo meglio con la difesa a 4 personalmente. Quindi ragazzi, se avete qualche consiglio da darmi, datemelo pure perché insomma ho bisogno. Quindi io direi che i trasferimenti ce
cerca giocatori. Vedete, queste sono le finanze che abbiamo. Perché vendere giocatori, non saprei chi vendere. Gomez è in prestito, Rossi è in prestito, sono tutti in prestito, quindi vediamo qui. Abbiamo Diakité, Zárate, vabbè, no, Roncalli, Alonso, no, Vesino, Babacar. Cioè, ragazzi, non ho molti giocatori, ecco. Quindi vendere no, perché non ho molte scelte, ecco. Non ho granché di scelte. Vedete, questo qui è stato prestato, vedete, molti giocatori prestati. Quindi non ho nessuno da vendere, più che altro vorrei acquistare. Iniziamo a cercare qualche giocatore insieme. Io direi di pensare a rinforzare sicuramente un centrocampista. Un difensore potrebbe andare bene anche. In opposizione io direi un centrocampista. Sì, centrale. Ecco qua. Stato trasferimento sul mercato, ovviamente. Potrei mettere anche lista prestiti, però vabbè. Campionato, lasciamo qualsiasi nazione, lasciamo qualsiasi età. Età direi da un 18 anni fino, no, beh, 50 no. Io metterei massimo 28 anni. Certo, campista che mi possa dare almeno qualche anno di solidità, ecco. Allora, qui ci sono questi tre. Junior dell'Everton, Lee Lucas e Swansea. Ragazzi, non lo so, non mi soddisfano molto. Vediamo un attimo. Facciamo così. Rete di mercato globale. Questi sono quelli che mi ha consigliato Maceda, che è l'osservatore. Koulibaly, che in effetti non è male. Poi Casares, vede in difesa. Vediamo centrocampisti, lui che mi consiglia. No, nessuno. DC è... Invece vorrei vedere i centrocampisti. Giocatori trovati, 0. Allora, mandiamo lui invece. Giocatori trovati, 0. Allora, mandiamolo. Vedi, ragazzi, di chiamarlo e di osservare qualche buon centrocampista in Argentina. Poi Massimo Schiavi, scegli regione. Ma io direi, ragazzi, lo lasciamo in Italia. Vediamo proprio in Italia. Ah, sta già seguendo. Allora, ragazzi, io direi in Spagna. Andiamo in Spagna. Mandiamolo in Spagna, così almeno. Poi c'è lui. Belgio, Germania, Francia. Qui però nessuno in Brasile. I miei osservatori. Allora, mandiamolo. Mandiamolo, ragazzi, direi in Inghilterra. Mandiamolo in Inghilterra. È l'ultimo. Anzi, l'ultimo. O in Germania oppure in Belgio, che è un paese molto interessante visto i giocatori che sta sviluppando. Ma sì, ragazzi, direi in Belgio. Ok, questi sono gli osservatori, tutti mandati. Quindi fra un po' mi arriveranno anche da parte loro consigli su giocatori che hanno trovato. Ok, ragazzi, allora questa quindi è la formazione definitiva. Nel prossimo episodio iniziamo a fare insieme calciomercato. Iniziate a scrivermi giocatori, come vi ho già detto prima, se avete consigli da darmi su giovani molto interessanti che si sviluppano. Fate conto che con la Fiorentina dovremmo lottare per lo scudetto e almeno per le prime tre posizioni per andare in Champions, e siamo in Europa League. Quindi, ragazzi, consigliatemi giocatori giovani ma già forti che si sviluppano nel breve periodo, perché stando con la Fiorentina non ho il tempo di sviluppare i giovani se voglio competere ad alti livelli. Quindi mi servono giocatori che non costano molto ma già fermati, oppure giovani che in poche partite in mezzo campionato già diventano forti o comunque buoni giocatori. Ok, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate like, soprattutto commentate, aiutatemi in questa carriera, condividete. Se non avete fatto, come sempre, iscrivetevi al canale. Qui da un giorno di 83 è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella!